Thank you.
Diciamo insieme: ricordati di me, Signore, nel tuo regno. Ricordati di me, Signore, nel tuo regno. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ricordati di me, Signore, nel tuo regno. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Ricordati di me, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, Dio della vita, sia con tutti voi. Quando accompagniamo una persona e viviamo con lei il passaggio da questa vita all'altra, davanti a noi si pone sempre la domanda: la mia fede in questo tempo è molto importante. E mi chiedi di vivere con speranza il tempo che ci è dato, ma anche con lo sguardo rivolto verso l'alto, verso il luogo di Dio, dove tutti ritorneremo un giorno. Questa mattina accompagniamo Giambattista, meglio conosciuto come Gianni, in questo trapasso da questa vita all'altra vita, quella che durerà per la vita eterna. Allora, riconoscente il Signore per la nostra vita, per il tempo che ci ha regalato ogni giorno, per ogni attimo delle nostre giornate, con la fede che abbiamo, bisognosa ma pur sempre capace di riconoscere il Signore, invochiamo il suo aiuto, confessiamo la nostra colpa. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa,
e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio che sempre usi misericordia e perdoni, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per il nostro fratello Gianni, che oggi hai fatto passare a te da questo mondo. E poiché in te ha sperato e creduto, conducilo alla patria del cielo e donagli la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ageo. L'anno secondo del re Dario, il 21 del settimo mese, per mezzo del profeta Ageo, fu rivolta questa parola del Signore. Su, parla a Zorobabele, figlio di Sealtic, governatore della Giudea, a Giosuè, figlio di Osada, sommo sacerdote, e a tutto il resto del popolo, e chiedi, chi rimane ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo primitivo splendore? Ma ora, in quali condizioni voi la vedete? In confronto a quella, non è forse ridotta a un nulla ai vostri occhi? Ora coraggio, Zorobabele, oracolo del Signore. Coraggio, Giosuè, figlio di Osat, sommo sacerdote. Coraggio, popolo tutto del paese, oracolo del Signore. E al lavoro, perché io sono con voi, oracolo del Signore degli eserciti. Secondo la parola dell'alleanza che ho stipulato con voi quando siete usciti dall'Egitto, il mio spirito sarà con voi, non temete, dice infatti il Signore degli eserciti. Ancora un po' di tempo e io scuoterò il cielo e la terra, il mare e la terra ferma. Scuoterò tutte le genti e affluiranno le ricchezze di tutte le genti. E io riempirò questa casa della mia gloria, dice il Signore degli eserciti. L'argento è il mio, è l'oro, oracolo del Signore degli eserciti. La gloria futura di questa casa sarà la più grande di quella di una volta, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo porrò la pace, oracolo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo perfido e perverso. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi che dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e degli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Chi sono io per la gente? È la domanda che Gesù fa ai discepoli perché vuole rendersi conto quale sia stato l'effetto della predicazione fatta dagli apostoli che lui aveva inviato. E questa domanda la fa proprio subito dopo essersi ritirato, diceva il Vangelo, in un luogo deserto con i discepoli, dopo aver sfamato 5.000 persone, 5.000 uomini senza contare donne e bambini, pressato dall'esigenza fisica di quelle persone, condividendo appunto i 5 pani e 2 pesci. Che cosa dice la gente di me? E la risposta che Gesù riceve dalla bocca dei discepoli è abbastanza deludente. Secondo alcuni tu sei Giovanni Battista, secondo altri sei Elia, sei un profeta, uno degli antichi profeti. Però quello che spiace è che la gente non ha capito chi era Gesù. L'effetto della moltiplicazione dei pani ha prodotto un risultato contrario alle aspettative. Allora Gesù stringe il cerchio. Ma voi, miei discepoli che mi seguite da alcuni anni, che mi conoscete, che avete partecipato a degli eventi, a delle guarigioni, a dei segni importanti fatti da me, per voi chi sono io? E qua la risposta di Pietro, il primo degli apostoli, è immediata. Tu sei il Cristo, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Messia, tu sei il Salvatore. Ecco, Gesù appena sente questa risposta, fatta istintivamente da Pietro, dice di non dirla in giro. Perché? Perché era il contrario di quello che si aspettava la gente. La gente voleva un liberatore politico, sociale, voleva un uomo grandioso mandato da Dio che facesse segni portentosi, miracoli, che cacciasse via le persone ingiuste, che eliminasse ciò che era, chi era cattivo. Ma Gesù non è questo. Il Messia inviato dal Padre non è costui, perché lui non userà il potere, ma l'amore. Gesù non userà il comando, ma il servizio. E questo gli provocherà non poco odio e cattiveria. E poi Gesù continua nella rivelazione, visto che i discepoli, che Pietro a nome di discepoli ha capito questo, aggiunge: guardate che andando a Gerusalemme là verrò condannato, verrò messo a morte dagli scribi, dai sommi sacerdoti, dai farisei, sarò crocifisso addirittura, ma Dio mi farà risorgere. Ecco, pensavo, ho tenuto questo Vangelo proprio d'accordo anche con la famiglia, perché un Vangelo così ci fa pensare, nell'occasione anche di accompagnare Gianni oggi, che il cristiano oggi, il cristiano vero, non può limitarsi ad un atteggiamento intellettuale della fede. Cioè non possiamo ritenerci cristiani perché nella nostra mente qualche volta sentiamo, gira la parola Dio. Perché il cristiano traduce Dio, che non è una parola ma è una persona, nella vita in maniera concreta, pratica, quotidiana. Cioè, come diceva Gesù nel Vangelo della Croce,
prima dei nostri interessi c'è la salvezza che Dio ci ha procurato con il sacrificio. La domanda di Gesù, che cosa avete capito di me, spinge anche noi come i discepoli a riflettere su quale Dio abbiamo incontrato, stiamo incontrando nella nostra vita. Pensare al Dio che ci era stato insegnato a catechismo finché eravamo piccolini, partecipando agli incontri, non è più sufficiente, perché ci è chiesto un coinvolgimento personale. Questo vale per tutti, a scanso di equivoci, vale innanzitutto per me. Addirittura San Paolo in particolare parla di uniformare la vita a quella di Gesù, cioè prendere forma. Uniformare significa entrare nella vita di Dio e, accettando quella croce che Lui ha fatto e ha vissuto per noi, ha subito per noi, lì sta la nostra salvezza. Allora, proprio in questa vita, se saremo uniti al Cristo crocifisso, sofferente ma anche vittorioso, un domani, nell'altra vita, parteciperemo alla salvezza eterna. Quindi Gesù va proprio seguito perché è una persona, non è un'idea, non è una lettera scritta su un libro, ma un'esperienza d'amore. È appunto il Figlio di Dio che non ci limita a sentirne dire qualcosa, ma a coinvolgerci in prima persona. Ecco, ogni domenica Gianni seguiva la Santa Messa in TV, oppure collegandosi anche al nostro canale parrocchiale, e ci teneva a questo incontro e voleva dare a Dio il posto e lo spazio che Dio merita. E così anche lui stesso piaceva dire le cose in faccia, era attento a quello che succedeva, aiutava chi era nel bisogno per quanto gli era possibile, e in particolare amava tanto la sua famiglia. Ora veglia su di voi, con una presenza e anche un modo nuovo, non più fisico, ma spirituale, e vi rimane ancora vicino. Rinnoviamo la nostra fede nel Signore morto e risorto. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Sostenuti ed educati dal Vangelo, rivolgiamo al Signore la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: mostraci, Signore, la Tua misericordia. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Per il nostro fratello defunto Giambattista, perché il Dio della misericordia lo introduca nel pieno possesso della vita eterna, in cui egli ha sperato nel suo pellegrinaggio terreno. Preghiamo. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Per il nostro fratello, perché il dolore e l'angoscia della morte si trasformino nella gioia senza fine. Preghiamo. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Per i parenti, i familiari, gli amici, perché vivano con fede quest'ora di sofferenza, come attesa di una piena e duratura comunione con tutti coloro che si sono addormentati in Cristo, preghiamo. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Per le comunità cristiane, perché nel ricordo dei pastori e dei fratelli defunti annunzino a tutti gli uomini i nuovi cieli e la nuova terra,
che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per noi qui presenti, perché la partecipazione alla mensa del Signore ci ottenga la grazia di vivere e morire nella fede del nostro battesimo. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per tutte le persone che fanno fatica nella fede, ma con impegno e con coerenza chiedono al Signore gli aiuti necessari, perché incontrano persone che nell'esempio e nella testimonianza ravvivino la loro fiducia. Preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolta, o Signore, queste invocazioni di figli rivolte a te, ma soprattutto fa che ascoltiamo noi, tuoi figli, quello che tu ci hai rivolto con la pagina del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno possiamo offrire a Dio Padre Onnipotente il sacrificio a Lui gradito. Ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Gianni, e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto come Salvatore e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Redentore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita sulla croce, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uditi ai cori degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito,
perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, di unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi e tutto il popolo di Dio. Ricordati del nostro fratello Giambattista, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche degli altri nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Zeno e tutti i Santi, in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Molto bella anche la prima lettura di oggi, perché siamo in un periodo storico triste, perché il popolo di Dio è esiliato a Babilonia, è posto in schiavitù, però sta ritornando. E il profeta Ageo offre delle parole di incoraggiamento e diceva appunto: coraggio, ricostruite la vostra casa, ripartiamo, riedifichiamo. Credo che mai come in questo tempo storico la nostra vita, anche la nostra fede, sia chiamata a riedificare anche e riedificarsi sulle rovine di questa situazione che tutti stiamo vivendo. Allora proprio l'appello del Signore che rivolge a noi è proprio anche questo oggi: ricostruisci la tua fede, rinnova la tua vita, riparti dal Signore Gesù che è morto e risorto per te, per ciascuno di noi. Con fiducia e con riconoscenza, pregando per Giambattista, la famiglia e per ciascuno di noi, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria per i secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore, morto e risorto per noi tutti, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci il dono della pace con uno sguardo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola che io sarò. Il corpo di Cristo. Amen. Per la comunione, chi desidera ricevere l'Eucaristia rimanga in piedi, passeranno i volontari per igienizzare le mani. Saremo noi tre a raggiungere i banchi per darvi l'Eucaristia. Gli altri possono sedersi. Thank you.
Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Gianni giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima di congedarci, insieme salutiamo il nostro fratello Gianni. L'estremo commiato che in questo luogo esprimiamo manifesti l'amore, linisca le sofferenze, confermi la nostra speranza. Un giorno abbracceremo di nuovo il nostro fratello nella gioia dell'amicizia, quando l'amore di Cristo, che vince ogni cosa, eliminerà per sempre la morte. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima di Gianni, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia, senza limiti, ascolta, Signore, la nostra preghiera. Apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù dona di consolarci a vicenda con le parole della fede fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo donagli, o Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. La famiglia a questo punto anche chiede di manifestare un pensiero. Lo leggerà Elena, la figlia. Condensare la vita di una persona in due pagine è da un lato una sfida, dall'altro una sconfitta. Il tempo, le circostanze ci impongono di riassumere 82 anni in poche righe. Così si inizia con il cancellare tutto quello che questa persona è stata prima di diventare padre, nostro padre. Un bambino, un ragazzo, un adolescente, un giovanotto, un fidanzato, un novello sposo. Poi si sceglie di ignorare tutto quello che gli altri non potrebbero capire. I momenti di scontro, la voce grossa, gli errori piccoli e grandi che ogni uomo commette. Quindi si lasciano alla memoria momenti intensi o quotidiani di gioia, dolore o fatica.
Restano così da rinnovare episodi che lo dipingano bravo e buono. E il nostro papà, bravo e buono, l'era davvero. Per il quadretto bucolico che deve essere dipinto, vi dirò, ed è la verità, che è stato un grande papà, che quasi tutto quello che siamo diventati lo dobbiamo a lui, che ha amato senza riserve noi e la mamma, che ha lavorato una vita per poter dare alla sua famiglia tutto quello che poteva, punto. Se ne dipinge un quadretto bucolico e la sfida è vinta. La sfida è vinta, ma il senso di sconfitta per non aver saputo dipingere quel capolavoro imperfetto è altrettanto presente. Noi vogliamo ricordarlo per il papà straordinariamente imperfetto che era. Vogliamo tenere con noi anche il ricordo di quell'individuo che diceva quello che pensava anche in situazioni scomode. Vogliamo tenere con noi anche il ricordo di quel lavoratore che portava in vacanza la sua famiglia e tornava il giorno seguente a casa, al suo lavoro, e che mancava tanto quando guardavamo il mare. Vogliamo tenere con noi il ricordo di quel chiacchierone che, ci fosse una volta che fosse stato zitto quando guardavamo un programma interessante alla TV. Vogliamo tenere con noi il ricordo di quel brontolone senza ritegno, di quel che non si comprava mai da vestire, di quel vecchiaccio caparbio che ci ha fatto impazzire perché trovava infiniti modi per procurarsi quelle maledette sigarette. Vogliamo tenere con noi il ricordo della sua fede ruvida ma robusta, del suo essere guida senza esagerazioni, dei suoi piccoli egoismi domestici. E poi era intransigente, autoritario, a volte maldestro e tanto, tanto uomo. Un uomo come tanti, imperfetto, ma unico. E vorremmo, come figli, essere un pochino imperfetti a suo modo, perché era il nostro papà e per noi lui era perfetto così. L'anima di Gianni e di tutti i defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Prima del congedarci, sapete che ci sono ancora attive, è attivo il protocollo per la sicurezza nelle chiese. La processione che adesso faremo con Gianni, con il feretro fino all'uscita della chiesa, a questa processione parteciperà solamente la famiglia. Portate pazienza. Tutti gli altri rimanete fermi e poi uscite lentamente dalla porta laterale, iniziando da quelli che sono più vicini alla porta. Poi fuori ci sarà modo di salutare la famiglia. Ricordo ancora di salutarvi in maniera prudente, affettuosa, ma con attenzione. Nel nome del Signore, andate in pace.